Dopo che è andata in onda la scelta di brand a uomini e donne, Beatrice ha rotto il silenzio e ha commentato la decisione, ecco le sue prime parole. La scelta di Brando è ormai andata in onda, adesso tutti sanno che il tronista ha preferito Raffaella a Beatrice. E proprio quest'ultima ha deciso di rompere il silenzio dopo la puntata di Uomini e Donne, commentando quanto accaduto. Brando ha assicurato a Raffaella che la sua è stata una decisione di cuore, cercando di rassicurarla su quello che è sempre stato il suo timore durante il percorso del trono. A Beatrice, invece, aveva detto che, nonostante abbiano vissuto momenti belli, non era lei la scelta, augurandole di trovare il ragazzo giusto. Le parole di Beatrice sulla scelta di Brando, il primo commento. Beatrice ha deciso di rompere il silenzio e parlare in seguito alla messa in onda della puntata. Mentre Brando e Raffaella si stanno godendo una vacanza romantica a Venezia, l'ex corteggiatrice si sta leccando le ferite della delusione ricevuta. Si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. In primis ha voluto dire grazie agli utenti che, dopo la scelta del tronista, le hanno scritto per rincuorarla. Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri, mai stata in grado di averne. Tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed empatici che sto continuando a ricevere costantemente. Beatrice ha anche sottolineato come abbia sentito la vicinanza di tante persone nel suo percorso a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice di Brando ha poi detto che proverà a rispondere a tutti. Intanto ha iniziato con un ringraziamento pubblico. Poi ci ha tenuto a far sapere che, nonostante quanto accaduto, sta bene, mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene, per davvero. Vi lascio una foto dell'altra sera felice e spensierata perché la vita è continua. Che queste ultime parole siano un'anticipazione su un possibile trono a settembre. Da quando Brando ha preso la sua decisione, in tanti stanno ipotizzando il ritorno di Beatrice nel programma di Maria De Filippi, cosa che potrebbe avvenire realmente. Non è la prima volta che sul trono siedono ex corteggiatori. Intanto pare che Beatrice, dopo la scelta, stia andando avanti. Non ha fatto commenti su Brando e nemmeno su Raffaella. Non ci resta che aspettare la prossima stagione di Uomini e Donne per scoprire se la giovane siederà sul trono, a meno che nei prossimi mesi non trovi l'amore.